Buongiorno ragazzi, buongiorno, parliamo un po' di me. Mi dispiace che sono trovato morti, forse sono trovato, sicuramente sono morti quelli del Titan. La maledizione colpisce perché è lo stesso luogo dove il Titanic è affondato, dopo tanti anni, dopo quasi 100 anni, insomma, dico, no, più di 100 anni dopo, sono morti anche questi del Titan. Proprio di proprio quella zona proprio, non so se tocca i coglioni, ma è meglio evitarla proprio. Vabbè. C'è chi muore per esempio perché sono poveri, devono fare un viaggio per la speranza, per andare a trovare una vita migliore. C'è chi invece muore perché per capriccio, per 250.000 euro, si va a divertire. Non capisco che ci stai divertendo, andando su un sottomarino. Io c'è da manco gratis, sinceramente. Andando su un sottomarino per rischiare la vita. Poi giustamente, cioè, non lo so. Uno è libero di fare quello che vuole con i soldi, con la propria vita, purtroppo ne paghi le conseguenze. Dispiace, perché umanamente dispiace, perché voglio dire. Voglio dire, perché ognuno è libero di fare quello che vuole, cioè, questo è. Quindi dispiace. Comunque, tornando a me, stamattina sono sceso di un altro chilo, 104 kg. Mancano 4 kg a 100, fammi girare di 100. Sembrava impossibile inizialmente, perché dovevo scendere quasi di 10 kg. Più di 10 kg, anzi, inizialmente, perché io pensavo dei 113-115, ero arrivato a pesare, quindi essere arrivato a 104 per me. Anzi, oggi comunque oggi è una giornata di sgarro, se è venerdì, quindi dovrei mangiare e bere. Una volta a settimana, molto probabilmente recupererò qualche chiletto, speriamo di, bevendo gli alcolici, piscerò qualcosa, che così funziona. A volte mi è capitato che andava bene, qualche volta mi è capitato che andava male. Vabbè, vediamo un po', poi una settimana anche. Tanto io ho cambiato stile di vita, quindi posso perdere tranquillamente peso, anche se è molto difficile, perché io sto facendo così: mangio una volta, un giorno al giorno, mangio tipo insalata e petto di pollo, un giorno dopo sto a digiuno. E solo in questo modo riesco a perdere 1 chilo, perché se mangiassi tutti i giorni un petto di pollo, insalata, ma l'uomo manca l'insalata, sarei sempre su quel peso, perderei comunque dei grammi invece di perdere totalmente 1 chilo. E niente, diciamo che non è facile, perché ripeto, i primi chili l'ho tolti subito, proprio così, facendo questo modo superando. È un po' dietro che fai da tempo, a cazzo di cane, diciamo, tra virgolette, però sta portando i suoi frutti. Comunque 104 kg sono arrivato, mancano 4 kg a 100. Per luglio voglio essere sui 199 kg. Se ci riesco, ho fatto un grande lavoro. Se non ci riesco, guardate, mancano ancora, oggi è 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. 7 giorni. In 7 giorni dovrei perdere 4 kg. Vediamo se ci riesco. Vediamo se ci riesco. A luglio dovrei essere felice, perché mi arrivano il primo di luglio 4.188 euro, ragazzi. 4.188, non è che divento milionario, però è una cifra considerevole che devo gestire bene. Mi farà in modo che starò bene per i prossimi 6-7 mesi, e anche più, forse si saprà gestire bene. Vediamo, perché devo fare un po' di modifiche sulla mia stanza. Devo comprare tutta una televisione nuova per me, che fa schifo la televisione che ho. Ma più volte che buona. La scrivania è tutta scassata, cioè è rotta da una parte, devo comunque fare una scrivania nuova. Poi una sedia nuova. Una sedia a poltroncina nuova. Vedo quale di quello, volevo prendere quella Teco là, però costa 80 euro. Poi più per la cosa di giocare col computer, con i videogiochi, piuttosto che il resto. E poi devo vedere un po' gli acquisti che devo fare, cioè aiutare in casa, fare questo, quell'altro. Diciamo che questi soldi, come ho detto in precedente video, capitano a pennello, perché io ho cambiato vita, modo di fare, modo di vivere. Se arrivavano questi soldi quando io bevevo, magari, o mangiavo, bevo come un porco, adesso sperperati in bar, uscite, vari, sempre usciti i giorni al bar, a fare locali, questo e l'altro.
avrei speso 4.000 euro inutilmente. Invece adesso comunque posso spenderli in un modo migliore. Ragazzi, io sto cominciando ad amarmi, però la strada per farla è lunga, non è che è facile. Che da un mese ho iniziato, quindi non è che voglio cantare vittoria, perché un mese e 23 giorni che ho cambiato vita. Finalmente mi sono deciso. E sto cominciando con una dieta, non è che sto cominciando con. Sto lavorando, ho trovato una ragazza, perché poi trovare una ragazza è indifferente la cosa, perché non è che sia tanto una grande cosa, non è una cosa, diciamo, che se stai bene con te stesso, trovi una ragazza, stai sempre male. Non cambierà mai un cazzo, infatti ho avuto delle ragazze e non è cambiato un cazzo, perché stavo sempre male. C'è gente che mi giudica, chi mi chiama scemo, chi mi chiama mongoloide, malato di mente, ma me ne frega un cazzo, ma sinceramente, mi passo per l'anticamera di coglione. Io penso a me, sto pensando ad amarmi, sto pensando alla mia vita, a gestire la mia vita da solo, con le mie forze, perché queste cose le sto facendo con le mie forze. Non è che mi sta qualcuno aiutando, Giovanni, bisogna fare così, Giovanni, bisogna fare così, no. Sto facendo con le mie sole forze. Tutto questo da solo. E non voglio lamentare, non voglio fare la vittimismo, io sono da solo, per Dio. No, assolutamente no. Perché penso che nella vita siamo sempre soli comunque. Ci sono le persone che di passaggio possono essere i nostri partner, i nostri amici, le nostre cose. Infatti oggi sono uscito con un amico, con mio fratello, il mio amico. Un po' che è rimasto, però tutto sommato sono sempre solo comunque alla fine, quando mi trovo da solo, mi trovo a combattere i miei demoni da solo, quindi è giusto che devo affrontare da solo e devo riuscirci. Tutto questo cominciamo con la dieta, col mangiare sano, non essere dipendenti dall'alcol, che è già la prima cosa, e poi mano a mano a trovarmi un lavoro, sistemarmi. Vedere un po' se formare un giorno una famiglia, anche se è molto utopica la cosa attualmente, è stato attuale. Poi vediamo un po'. Detto questo, ragazzi, abbiamo ragionato con le cose. Cioè, abbiamo parlato anche dell'anonimo scenario più amicizie. Chi vuole esserci ci sia, altrimenti è andato a fare in culo.